finalmente è nato anche a Lecco il drive-in. È una grande occasione, una grande emozione essere qui dopo tutti questi mesi di chiusura, essere finalmente di persona innanzitutto e non più online in video in una location meravigliosa in mezzo alle montagne e con questo esperimento del drive-in che insomma a cui non siamo ancora così abituati e ci aiuta magari in questo primo momento di riapertura a mantenere un pochino le distanze. Diamo la possibilità di occupare spazi in sicurezza, spazi all'aria aperta, e questo di Erna è una delle piattaforme su cui vogliamo puntare come amministrazione. Ci sarà una rassegna tutti i venerdì fino al 23 luglio per poi agganciarci al grande evento dell'Ecco Film Fest, a testimonianza del fatto che il cinema per la città di Lecco è sempre un momento importante e negli spazi che ci sono dati vogliamo sfruttarli al meglio. Sicuramente l'idea è partita poi dal comune, noi chiaramente l'abbiamo sposata in toto perché era anche una nostra idea, perciò è stato un matrimonio, è stato facile a condividere e a organizzare insieme questa bella iniziativa. Ci aspettavamo non così tanta gente, anche perché essendo il primo giorno magari qualche piccolo problema tecnico ce l'abbiamo, però vedo che procede tutto bene, stiamo andando alla grande. Perciò invitiamo tutti, se non questo venerdì, venerdì prossimo noi siamo ancora qua.